L'associazione ANFAS ONLUS ha organizzato il convegno nazionale sul problema della disabilità rispetto al federalismo. Ne parliamo con il presidente Roberto Speziale e gli chiediamo perché questo convegno. Credo che nel momento in cui abbiamo pensato a questo convegno, circa 8 mesi fa, il tema del federalismo sembrava incombente e alcuni provvedimenti che ne erano contenuti, come dire, ci preoccupavano. Perché l'ipotesi che andasse avanti un federalismo fiscale che acuisse le differenze presenti nel paese e che poi potesse questo ripercuotersi in negativo su già come i sistemi di fragilità che riguardano il mondo della disabilità. E la nostra idea è di mettere a confronto e di portare qui oggi i vari protagonisti, anche per portare il punto di vista del mondo dell'associazione e delle famiglie su un federalismo che invece vorremmo virtuoso e che vorremmo rispondente al miglioramento dei bisogni e della qualità di vita delle persone con disabilità. Quindi il punto di partenza è che quello che accade in tutte le regioni italiane non è uguale. Assolutamente, noi oggi qui porteremo dei dati da dove si evince in modo chiaro che ci sono delle profonde differenze non soltanto tra le regioni d'Italia, ma addirittura ci sono delle differenze anche, come dire, all'interno dello stesso contesto fra comune e comune, in alcuni casi fra quartiere e quartiere, perché il sistema attuale di welfare in Italia in questi anni è assolutamente destrutturato, non organizzato, non applicato. Fa sì che sul territorio ci siano delle risposte assolutamente parcellizzate, differenziate, spesso inesistenti, in qualche caso assolutamente inutili. Quindi l'eventuale applicazione del federalismo potrebbe aiutare a migliorare questa situazione o invece rappresenta un rischio? Un federalismo e una riforma è sempre un'opportunità e noi in questo modo la vogliamo leggere, a condizione che questa riforma, per quanto riguarda le persone con disabilità, parta da nuovi paradigmi, dai diritti civili e umani delle persone con disabilità, dalle pari opportunità e non discriminazione, dal corretto allocazione delle risorse e soprattutto livelli garantiti uniformi su tutto il territorio nazionale. Presidente, come si pone l'ANFAS nei confronti di questa riforma? Quindi che cosa può fare per i disabili e per le loro famiglie? Noi salutiamo l'avvento del nuovo governo con un grande, come dire, augurio e con la speranza che questo possa aprire un'interlocuzione, come dire, attiva e propositiva. Infatti noi ci poniamo come soggetto attivo nella società per fare proposta affinché le condizioni, come dire, sociali, culturali migliorino, perché soltanto in un contesto di miglioramento sociale e culturale si possono coniugare i diritti di cittadinanza, di non discriminazione, di pari opportunità. ANFAS parte però da una condizione che è quella di dover denunciare che in atto le persone con disabilità e le loro famiglie sono gli unici soggetti a cui lo Stato ha scaricato il totale peso dell'assistenza, richiedendo una consistente compartecipazione al costo e la riforma dell'assistenza che speriamo venga cancellata, addirittura rischiava e rischia ancora, laddove dovesse essere portata avanti, di cancellare anche l'indennità dell'accompagno, cosa che noi non possiamo assolutamente né condividere né accettare.